Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Campanaro, Marco. Campanaro, non si dimentica mai. Andiamo subito in diretta anche perché abbiamo collegatissimo il nostro ospite Giuseppe Pellicanò. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti. Allora, qui ci piovono messaggi, salutiamo il nostro amico Gianluca che anche lui è molto molto deluso. Perché Antonio Paternoster si è fissato con la zona che non sappiamo fare assolutamente, tipo concessi tiri con 4 metri di spazio, in più Radic dimenticato in panchina quando questi prendevano rimbalzi su rimbalzi, c'era Myers che non era al massimo, era al 50%, eh sì, tutto condivisibile. È chiaro che probabilmente se quest'estate, nelle prime battute d'estate, commentavamo di Viola capo d'Orlando, era amichevole, non contava nulla, giocava Fortunato Barrile come playmaker titolare, probabilmente abbiamo visto una cosa del genere ieri a Siena, tutt'altro che una partita di campionato importante e decisiva. Sì, abbiamo visto una partita vera soltanto nel primo quarto, poi è bastato appunto, come hai detto prima tu, che Siena alzasse l'intensità difensiva, la squadra si è persa. Prendendo spunto quello che diceva il nostro amico prima sull'utilizzo di Radic, beh, bisogna anche mettersi nei panni di Radic, che ormai sente come tutti le voci di mercato, sa benissimo di essere con la valigia pronta, peraltro in questa settimana non si è allenato, mi risulta che sia arrivato da giovedì, per ragioni personali che un po' tutti sappiamo, certo, insomma ragioni positive. Positive che tutti comprendiamo, questo non vuole dire nulla, però certo si è sentita molto la mancanza, l'abbiamo chiesto a Paternoster da fine partita, come mai poi non si riuscisse a giocare da sotto, poi pick and roll con altre soluzioni d'attacco, invece che provare a fare quello che, se non ricordo male, lo stesso Paternoster ha definito il tiro a piccione dopo la sconfitta qui contro l'Eurobasket, tirare sempre solo da tre. Sicuramente fisicamente non abbiamo retto, però è vero che loro hanno, non so con quale miracolo del fisioterapista, è ricordato pure da Griccioni in conferenza stampa, ha rimesso in piedi Myers. Myers è il 40%, forse il 35% del potenziale offensivo di Siena, e non può sfruttare questa occasione e prendere anche tiri dai vari Vildera, con tutto il rispetto ai giocatori comunque non di primissima fascia, questo pure ha inciso molto. Io vorrei fare i complimenti invece a Giovanni Vildera, che è un giocatore criticatissimo, me lo ricordo a Omegna, perché ha dei fondamentali abbastanza particolari, però come fa legna lui sotto canestro penso in pochi in questo campionato, ha catturato una valanga di rimbalzi tra la partita di andata e quella di ritorno, mettendo veramente in grave crisi i nostri lunghi. Sì, assolutamente, io non volevo sminuire la prestazione di Vildera, anzi magari avessimo, visto che ormai è conclamata la partenza di Radic, manca poco all'ufficializzazione, magari trovassimo un centro italiano con l'aggressività. Tu hai detto fare legna, ma hai detto anche la clava, insomma quella che auspicava Paternoster per le prossime 11 finali, perché tali saranno 11 finali. Ci vuole quella determinazione, ci vuole quell'aggressività, insomma, non per mettere il dito nella piaga, ma andiamo a vedere squadre che sulla carta hanno le nostre stesse caratteristiche e qualità. Per esempio Casale fa di necessità virtù, insomma mi pare che solo ieri abbia messo in roster un secondo straniero, sta vincendo fior di partite giocando con gli italiani, ieri ha fatto una prestazione mostruosa dei negri e mettendo il 110% in campo sia in difesa che in attacco, quindi questo penso che faccia la differenza, al di là poi dell'amalgama, del fatto che tutti ci auguriamo che questi nuovi arrivati trovino subito, come dire, la condizione fisica accettabile per poter essere competitivi. Sì, altrimenti sarà durissima salvarsi, non soltanto fuggire dal play-out, anche perché è un campionato molto molto competitivo. La Viola probabilmente in estate voleva costruire un roster che somigliasse a quello di Siena, che ha tantissimi giovani, è la squadra più giovane del campionato e ha due stranieri azzeccati. La Viola li aveva anche azzeccati questi stranieri, dobbiamo dire, perché Ligione e Radic è una coppia da leccarsi i baffi. Ovviamente sono arrivate troppe offerte e la Viola non ce l'ha fatta a trattenerli entrambi, possiamo dire lo stesso anche di Radic, anche se non c'è nessuna ufficialità. Ci scrive il nostro amico Filippo, ma la Viola ne ha rimbalzisti, ma chi l'ha fatta questa squadra? Rimbalzisti, sì, Baldassarre che era arrivato 48 ore prima, Radic che dovrebbe andare via, chi sono gli altri rimbalzisti?
comunque, no, ora rispondiamo a Filippo. Io dico però, tu facevi il paragone di Siena, sicuramente Siena ha una squadra molto giovane, però ha due perni, al di là poi del fatto che siano arrivate le offerte sul Region e sul Radic, non che Siena viva una situazione finanziaria ottimale. Credo molto peggiore della nostra. E quindi voglio dire, bisogna anche avere dei punti fermi, sicuramente ci sono state delle carenze della costruzione del roster, lo sappiamo tutti che la Viola ha atteso quasi come un messia un numero 4 di ruolo, perché il coach si è adattato molto con dei giocatori non di ruolo che hanno coperto questo posto in campo fondamentale, e questo sicuramente ha anche inciso sulla capacità, rispondendo al nostro amico, di prendere dei rimbalzi. Al momento appunto Baldassarre è un 4 di ruolo, però è anche vero che bisogna pure avere degli equilibri, dei punti fermi. L'amalgama non è che si può comprare al mercato a gennaio, la squadra deve costruire degli automatismi. Tornando a quello che ha detto ieri Griccioli, a un certo punto ha detto: noi siamo andati col pilota automatico, se non ricordo male. Non inventiamo niente, sapevamo che una applicazione difensiva su certi attacchi della Viola doveva essere fatta in un certo modo, l'abbiamo fatta in automatico, americani o italiani che ci siano. Però certo, queste continue voci, questo continuo fare e disfare, alla fine lo paghi. Ancora ci sono 11 finali, però da qui a 2 settimane, anzi a 3 settimane, come ricordavi prima tu, ci giochiamo non delle finali, delle finali di Champions, perché tra Casale e Rieti saranno partite fondamentali per evitare l'ultimo posto dei play-out. Sì, no, per evitare secondo me l'ultimo posto in classifica, non dei play-out, perché l'ultima scende in Serie B, ricordiamo. Da questo punto di vista, perché giustamente consideri anche la risalita inevitabile di Scafati, al di là di poi di quello che è successo ieri nel post-partita, però Scafati ha un roster incredibile. E su questo, se mi permetti, Gianni, anche una considerazione, che forse è una considerazione così, però per esempio Dobbins ha giocato ieri, ma era Scafati da un mese e mezzo. Se tu vuoi inserire dei nuovi giocatori, perché appunto hai delle offerte su quelli del tuo roster che non puoi fare a meno di considerare, cerchi di trovare delle alternative valide. Un giocatore come Bosquil, che è sicuramente un ottimo giocatore, a cui manca però il ritmo partita, se inserito negli allenamenti, un po' come è stato fatto con Hawkins, magari poteva ritrovare un ritmo migliore ed essere più pronto, al di là poi del fatto che ha dimostrato di essere un buon giocatore. Nel primo quarto Bosquil ha fatto la differenza con 3 bombe notevoli, insomma è stato il momento migliore della squadra. Sono tutte considerazioni giustissime, però io aggiungerei, faccio un po' l'avvocato del diavolo in chiave nero arancio, anche perché leggo che c'è chi vorrebbe la testa di Antonio Paternoster, vice e controvice, c'è chi vorrebbe tutti via per cambiare nuovamente i giocatori e tornare ad Alex Legion. Io direi, ripercorrendo questa stagione, guardiamo bene cosa è successo. Tutti gli infortunati, prima Fallucca, il polso, poi Lupus per la mano, il gesso. Subito dopo, insomma, tutti gli altri problemi relativi a Marulli, ad Agustin Fabbi, a Caroti stesso. È stata tutta veramente un insieme di disgrazie, di mini disgrazie. Non che gli altri non le abbiano avute, per carità. Però probabilmente la Viola, giovane come era stata costruita all'inizio campionato, aveva bisogno di un pizzico di fortuna. Tornando al discorso restyling, è troppo tardi? Non lo so, se consideriamo che nell'anno di DNA Ciccio Ponticello subentrò a Domenico Bolignano alla 9ª giornata, non con 12 da giocare, ebbe Alessandro Piazza, Giovanni Rugolo e Ricci Sabatino, che erano arrivati da un mesetto, e arrivò quella super riscossa. Probabilmente ancora tutto può succedere, un po' di ottimismo dobbiamo lasciarlo a questa squadra. È chiaro che se cominciamo a tirare la 3 sotto di 20 punti per provare a recuperare le partite, finisce male ogni partita. Allora, hai detto benissimo, era un altro campionato quello, però è anche vero che noi siamo i primi ad augurarci che la squadra risalga la china, anche perché poi alla fine della fiera la zona buona, grigia, che chiamo io, è soltanto a 2 punti, o 4 al massimo, se consideriamo la differenza canestri-Ardieti, che potremmo ribaltare. Però hai detto anche un'altra cosa, che è un dato strutturale di questa squadra. Io mi sono preso su suggerimento, consiglio dell'amico mico legato che saluto. Grande, lo salutiamo. Prendere,
di andarmi a prendere le statistiche delle 6 vittorie che abbiamo portato a casa, praticamente abbiamo sempre tirato da 3 sopra il 39, il 30%, in 3 occasioni sopra il, in 4 occasioni sopra il 40. Questo che vuol dire? Che è una squadra che sicuramente basa molto sul tiro perimetrale, anche perché, come abbiamo detto, ha costruito un roster che mancava di un 4 titolare, ha spesso giocato con un 4 atipico, ma è anche vero per l'infortunio di Lupus, esatto, anche per l'infortunio di Lupus, che peraltro ha un buon tiro da 3. Però questo vuol dire che da un punto di vista tattico, quando hai una sola soluzione, basta che gli avversari, come è stato Siena, come magari ha fatto Casale o altre squadre, giochino su aggressivi, sugli scarichi, sulle uscite dai blocchi, che peraltro ieri non sono state particolarmente incisive sui nostri esterni, e il gioco è fatto. Ecco spiegato forse anche l'1-17 tra il terzo e il quarto da 3. Spesso abbiamo visto delle azioni concludersi sul filo della sirena, e i giocatori che non sapevano che fare, perché sotto era chiuso, l'aggressività era tale, l'unica soluzione è dare palla a scarico dietro, e poi chiaramente il tiro da 3 ci provi, può andare, può non andare, ma non può essere l'unica soluzione tattica, perché sennò non va da nessuna parte. Io ho visto probabilmente tutte le partite della Viola di questo campionato, non problemi, sicuramente tutte le partite della Viola di questo campionato, e in queste 6 vittorie c'è stata sempre una costante. Fabi in ottima forma fisica, dimmi se sbaglio. Sì, è vero, tranne la vittoria con Agropoli a gennaio sono state tutte partite che hanno visto Fabi in campo, però le statistiche possono essere anche contestate, però sono delle statistiche che vanno considerate come numeri oggettivi. Effettivamente io qua vedo che con Tortona abbiamo tirato il 47, con Biella la famosissima vittoria col 55, con Treviglio col 50 e con Agrigento col 42. Poi magari tiri anche col 50 e perdi lo stesso la partita, però denota di una squadra che è molto perimetrale e poco profonda sotto canestro. L'auspicio, anche se mancano solo 11 partite, che questa, diciamo, non voglio dire lacuna, ma questo dato oggettivo venga in qualche modo colmato con i nuovi acquisti. Non approfondito, ecco. Adesso arriverà Hawkins e un altro lungo, quindi avremo 5 giocatori nuovi più Marulli, che è tornato dopo 2 mesi di stop, e si può dire che ricomincia un nuovo campionato, più Lorenzo Caroti, che è la rivelazione di questo torneo, e ieri probabilmente è stato uno dei pochissimi a salvarsi in questa Viola, più Mazic, che è attualmente infortunato, con il limite dei giocatori senior in campo, ricordiamo sono 7 senior massimo da poter schierare, quindi uno di questi 7, di questi 8, chiedo scusa, dovrà inevitabilmente uscire. E che può succedere? Ma speriamo che ci sia il maggior numero di vittorie possibili, ha detto il coach, in casa soprattutto, ma io direi anche fuori, cioè dobbiamo andarcela a giocare su ogni campo, anche su quelli che in apparenza sono più ostici. L'auspicio, che mi pare di capire che ormai per Hawkins ci siamo quasi, che il lungo che arriverà metta in campo magari meno qualità ma molto più quantità anche nel gioco sporco, che poi è stato quello che ieri ci ha punito, perché il vero break, l'hai notato tu in radiocronaca ieri, Siena l'ha fatto con quelle 3 palle perse malamente ma recuperate con grande garra sulla fine del primo quarto, hanno fatto il primo break e poi anche altri. Quanto a Caroti, bisogna anche riconoscere sul capitolo infortuni che anche il buon Lorenzo sta giocando piuttosto menomato al ginocchio, quindi anche questo è un dato del problema che bisogna riconoscere. Ci auguriamo il meglio, ovviamente. Ma si può fare la corsa su squadre che non sono lieti? Io vedo una Ferentino tra alti e bassi, che ha uno dei roster più forti dell'intera Serie A2, che ha pochissimi punti. Vedo Casale, come dicevi tu poc'anzi, sì, ha giocato mezzo campionato senza l'americano dopo il taglio di Emegano, ma è squadra organizzata, senza dubbio. Sì, infatti, è quello che diceva Griccioli, cioè vai col pilota automatico, sicuramente le squadre le fai ad agosto, può andarti bene che le fai a gennaio, perché ci sono appunto delle dinamiche che in un certo modo non governi, appunto quella dell'offerta di un giocatore per Ligio, no, per Radic, e quindi tu però devi considerare che poi chiaramente gli automatismi rimangono, lo spartito rimane a prescindere dagli interpreti. Gli interpreti potranno avere delle difficoltà a calarsi nello spartito, anche perché fisicamente non sono al meglio, ma lo spartito rimane.
se lo spartito è uno solo, basta che gli avversari capiscano la musica e la musica finisce. Sì, sì, è ovvio, anche se questo spartito ha nuovi protagonisti, nuove idee, probabilmente la cosa preoccupante, l'ascolteremo tra poco, le dichiarazioni di coach Griccioli, che ha detto: io non sapevo come preparare questa partita, ho visto i vecchi schemi e mi sono adeguato. Sì, appunto, i vecchi schemi, io non dico che non ce ne siano, anche perché abbiamo giocato anche delle partite molto buone da sotto, però io penso, vedendola da fuori, non con, ovviamente con l'assiduità che tu hai anche nel seguire gli allenamenti, vedo che insomma la squadra penso che la squadra debba avere un nocciolo duro fatto di know-how, di schemi, di applicazione. Poi sicuramente questi nuovi, magari anche da un punto di vista dell'entusiasmo, una volta recuperato un minimo di condizione fisica, di forma campionato, chiamiamola così, forma campionato, ecco, sì, perché appunto Vosquil non è che si può discutere, insomma, ha fatto vedere chi è, non solo ieri ma nei campionati precedenti, però mi risulta che sia fermo da novembre. Non parliamo di Laganà, l'unico che era in forma e l'aveva anche riconosciuto Coach Paternoster prima della trasferta era Baldassarre, che poi è stato quello che si è speso un po' di più. È chiaro che ci vuole tempo, però il più in fretta possibile, perché io direi già per Agrigento, ma per Casale tutti questi nuovi devono essere pienamente in palla, perché quella partita è un vero e proprio spartiacque per noi, perché Casale e Ferentino sono oggettivamente le uniche squadre che a questo punto, a parte Rieti, possiamo cercare di raggiungere. Le altre le vedo ormai andate, purtroppo. E soprattutto Agrigento non è una squadra imbattibile, lo ha dimostrato in più occasioni. Non si deve partire già sconfitti, anche perché Agrigento è arrivata una bruttissima sconfitta in quel di Latina, una squadra che non sta convincendo appieno, che vive di folate e di entusiasmo questo suo campionato, e bisogna combattere a partire domenica. Provarci su ogni campo, Gianni, dobbiamo provarci su ogni campo. Agrigento è discontinua, magari ieri Siena non era al massimo, dobbiamo provarci comunque, non partire battuti, anche perché statistiche alla mano, le 5 auspicabili vittorie in casa non saranno sufficienti per arrivare alla quota play-out, o come hai detto tu, per toglierci l'impaccio dalla rognosissima 16ª posizione. Bisogna fare legna anche fuori, almeno in 2, meglio ancora 3 circostanze. E soprattutto non è scontato che si possano vincere tutte le gare in casa, perché anche il Pallacalafiore non si è assolutamente dimostrato un fortino inespugnabile, e tra le delusioni di questo campionato, permettimi, un palazzetto mezzo vuoto con il tifoso Regino Medio, che si è dimostrato figlio delle mode, figlio ovviamente la dirigenza di Compass, Spinelli, Mordente e Crosariolo, e vai al palazzetto magari. Io sono la persona meno titolata a dire una cosa del genere, perché come sai non vivo a Reggio e sono pochissime le occasioni in cui ho la possibilità e il piacere di entrare al Pallacalafiore da tifoso, seguo più fuori, anche se poi le partite da casa le vedo. Hai ragione, magari il Regino Medio poteva recepire meglio e capire che questa, dopo quello che è successo l'anno scorso, doveva essere un'annata di transizione in cui farsi sentire di più, paradossalmente, di un campionato di vertice. Però purtroppo questo è il dato, e bisogna anche essere più forti di questo, di un atteggiamento, diciamo, censurabile. Però è chiaro che i tifosi vengono al palazzetto se vedono anche una squadra che porta risultati, esprime un bel gioco e soprattutto che vende cara la pelle, perché non andiamo a vedere al di là di tutto le ultime sconfitte, insomma, perdere sempre di 20-30 punti fa malissimo, non è che faccia bene al morale, certo. Al pubblico. Assolutamente, grazie mille Giuseppe, e ci sentiamo prestissimo in occasioni migliori, speriamo, eh. Assolutamente, forza Viola comunque. A prestissimo, ciao, 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 ciao. Era il nostro collega Giuseppe Pellicano, che ha seguito con me la gara in quel di Siena. Adesso piccola pausa e poi torniamo. Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Marco. E Campanaro, non si udirete mai.